Si chiama insufficienza cerebrospinale cronica, malattia che è associata alla sclerosi multipla, rende la vita impossibile ai pazienti. C'è una cura che migliora notevolmente la qualità della vita negli ammalati, come ci spiega il medico sperimentatore Ciro Gargano. È un intervento di angioplastica dilatativa delle vene giugulari e della vena azigos, che è una vena che è al centro del petto. Si interviene sui pazienti affetti da insufficienza cerebrospinale cronica. Che cosa significa? Significa che questi pazienti non scaricano bene il sangue che dal cervello dovrebbe ritornare al cuore e dal midollo spinale al cuore. A sentire i pazienti, dopo l'intervento hanno avuto riscontri positivi, dalla stanchezza che passa alla vista che torna, al miglioramento sul fronte della sensazione di affaticamento, sul piano dei disturbi cognitivi e delle cefalee, al miglioramento dei sintomi urinari, all'impotenza nei maschi che in qualche caso scompare del tutto. Sono 6 anni che praticamente la sclerosi multipla mi sta dando problemi. Adesso ho ritrovato un po' di vita, di luce. Paolo Chiariello, Sky TG24, Napoli.